oggi inizia Minecraft varietà. Che dite? Vi piace? Praticamente vi spiego come funziona questa cosa se questo ragno non mi uccide. Faremo un sacco di modalità in questo video. Oh, porca puzzarda! Prima di tutto, la prima modalità sarà tipo sopravvivere per la notte, però senza troppe cose. Tipo, io ho solamente tipo il legno adesso. E non è che prendiamo, cioè non è che siamo 20 minuti a sopravvivere la notte. Stiamo tipo 5 minuti massimo, proprio massimo. Se muoio, facciamo anche di meno. Poi dopo faremo tipo il parkour, dopo faremo tipo dei tornei e la caccia al tesoro, un sacco di robe faremo in questo video, guardate. E per si chiama varietà proprio perché ci sono un sacco di tipo modalità nello stesso video. E quindi questa cosa è molto bella. Qua è una nuova modalità che spero che nessuno abbia mai fatto. Me lo auguro perlomeno. Porca puzzarda. E non lo so, vedremo un attimo come andrà. Speriamo che vi piaccia. Commentate voi nei commenti per vedere se vi piace oppure no. Io sinceramente non lo so. Ah, e ovviamente una regola di questa cosa è mai tirarsi indietro. Su Minecraft varietà non ci si tira indietro. Quindi non ci si tira indietro nemmeno dagli zombie. Nemmeno dagli zombie e nemmeno dagli Enderman. Ma guardate, quelli forse un pochino adesso questa regola potrebbe vacillare un attimo, perché sinceramente ho un po' di paura, però dato che è una regola di Minecraft varietà direi che non ci si tira assolutamente indietro, aiuto! Mi sto tirando indietro di brutto. Aiuto. Ok, no, ce la faremo. Voi già lì avete visto qualcosa, ma non... Probabilmente lì in cielo avrete già visto qualcosa, ma non vi spoilerò assolutamente niente, sapete? Aiuto! Non ti permettere, stupido Enderman schifoso. Guardate, ma poi questo qua me lo... Cioè, vedete questo braccio lungo? Secondo me vuole mettercelo proprio lì dietro. E tutto quanto dietro, cioè proprio... Ce lo infila proprio così, avete visto in che senso? Cioè, ovviamente non pensi a male, nel senso sto dicendo. Ce lo infila nei capelli, il braccio. Ok, però devo stare assolutamente attenti perché adesso secondo me morirò. Anche perché, vi ripeto, non è che posso ritirarmi indietro. Cioè, nel senso, devo subito andare a cercare altri zombie, altri scheletri. E poi dopo iniziamo anche le altre modalità. State in guardia perché saranno bellissime. State con me, insomma. State attenti. State in ascolto. Cosa ne so, mi sto... Yay, iniziamo la prossima modalità. Ora dobbiamo svolgere questo parkour e in fondo ci sarà un premio bellissimo. E ovviamente non spiate lì perché quella potrebbe essere una prossima modalità che ho già costruito io in questo mondo bellissimo. E adesso però dobbiamo stare attenti al parkour perché sapete come potrei cadere. E vorrei evitare di cadere anche perché i parkour per me sono abbastanza complicati. Ma vedo che me la sto cavando anche abbastanza bene. Stavo per cadere, avete visto chiaramente. E adesso vedremo qual è il premio. No, dai, mi dissocio. Ho preso i diamanti perché sono buoni, ma mi dissocio completamente da quel che c'era in questa cassa. Passiamo alla prossima modalità. Iniziamo il duello su Minecraft. Qua sotto ci sono un sacco di zombie che stanno già bruciando, infatti devo andare subito. E forza, no, devo mangiare prima. Devo mangiare la mela d'oro. Ok, dobbiamo ucciderli, ragazzi, dobbiamo ucciderli. Ci sono i duelli e adesso ci saranno altri duelli, chiaramente. Poi alla fine non vi spoilerò, ma ci saranno anche cose molto complicate. Oh, porca puzzarda, ma dai, ma questi zombie comunque non mi stanno facendo niente. Ma poi stanno sabotando tutto, ma tutto. Ma guardate qua, cioè nel senso sono stupidi. Oh, ma i mini zombie, ma mi stanno facendo fuori, ma avete visto? Ma come si permettono? Oh, ma come vi permettete, schifosi? Cioè, schifosi, come osate? Cioè, veramente, io, guardate, ma poi sono stupidi. Dai, per favore, quanto è lenta questa ascia, ma morite, porca puttana. Guardate, stavo per dire una cosa brutta. Ma evito. E poi qua c'è un sacco di schifo. Il prossimo duello sarà con gli scheletri. Io già inizio a mangiare perché non mi faccio mica mettere i piedi in testa dagli scheletri. Sapete, poi dopo tutto gli scheletri sono mille e poi stanno combattendo fra di loro. Dai, continuano a sabotare tutto. Ma tutte le cose che io... Ma io voglio fare una cosa carina magari per YouTube. No, loro me la sabotano. Dicono, ah, Dunis, fai schifo. No, no, non ti voglio fare. Cioè, nel senso, combattiamo fra di noi. Guarda, adesso io non faccio più niente. Combattono fra di loro. Tanto, guardate, stiamo qua. Non lo so. Combattete fra di voi, forza. Fate le vostre cose, nel senso, io mica mi voglio intromettere, no? Dopotutto è il vostro duello, mica il mio, no? Guardate, continuate tranquilli, ma dopotutto non è che io vi sto odiando male, no? Quando mai? Io che vi odio male, no? Prossimo round. Questo sarà un round complicato perché andremo a sconfiggere i Ravager, almeno lo spero. E guardate che questa è dura da fare, fidatevi di me, è molto dura. No, 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 non osate mica uccidermi, sapete? Guardate che...
sono morto. Adesso voglio vedere come ce la fanno. Adesso voglio proprio vedere come riusciranno a sconfiggermi. Mangio una mela d'oro super incantata, quella là super potente. Adesso forza, forza, forza. No, voglio vedere un attimo cosa volete fare, perché, cioè, nel senso, non so chi vi crediate voi, nel senso, oh, porca pizzizzola. Adesso no, però adesso mangio, guardate. Adesso mangio. Forza, no, no, sì, certo, certo. Ma continuate, certo, certo, certo. Nel senso, guarda, io adesso, sapete cosa faccio? Non mangio nemmeno più. E potrebbe essere una cosa molto stupida questa, ma non mangio nemmeno più. Ma porca miseria, forza, morite, ma quanto, mamma mia, quanto ci si mettono a morire sti cosi stupidi. Però sono morti, bene, sono contento. Almeno adesso andremo a fare la prossima cosa, che sarà una cosa molto bella, vedrete, vedrete. Adesso facciamo la caccia al tesoro. E qua mi scrive: avanti, troverai tutto. E allora io andrò avanti, perché facciamo la caccia al tesoro. Voglio vedere proprio cosa sarà il tesoro. E poi ancora qui sei. Ma come si permette? Ma questa è una caccia al tesoro un po' cattiva. Cioè, nel senso, avete visto? Ma mi sta parlando in modo cattivo. Ma cioè, che cattiveria. Ma chi è che l'ha scritto? Forse è stato nonno che ha scritto questa caccia al tesoro? Se è stato lui, mi arrabbio dopo con lui, sapete? Non si deve mica permettere di essere lui se mi scrive queste cose. Ma è una caccia al tesoro proprio maleducata. Cioè, nel senso, io magari voglio che mi scriva tipo bravo, cammina. Ma come si permette? Ma ho appena detto voglio che mi scriva bravo e lui mi scrive cammina. Ma io sconvolto completamente. No, 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 adesso dobbiamo cercare di capire chi caspita ha fatto questa caccia al tesoro, perché io proprio non ci sei quasi. Ancora con tono molto cattivo. Va bene, allora ci avviciniamo. Ma comunque questa musica vi chiedo completamente scusa, perché, cioè, insomma, a sinistra dovrai guardare e il cibo saprai mangiare. Ma come il cibo saprai mangiare? Ma dai, ma il tesoro era cibo. Ma no, basta, io ho offeso completamente con questa calcia al tesoro. Adesso vado e vedrete cosa succede, perché io farò scatenare mari e monti, sapete? Farò, guardate, non voglio nemmeno dirvi cosa farò, ma farò tante cose. Ma proprio adesso sono talmente tanto offeso che andrò a picchiare questi lupi. Guarda, tranquilli, cioè, nel senso, ad accarezzare questi lupi, nel senso. Oh, salve, perché hai gli occhi rossi? Oh, ma perché mi sta picchiando? No, no, non si deve permettere mica. Certo che mi sento un po' stupido a fare sta roba qua, perché dovrebbe essere una mini scenetta che dovrebbe essere perlomeno divertente. Vi sbrigate ad uccidermi, doveva essere divertente, avete capito? Perché se mi uccideva, oh, sono morto, ma come si sono permessi? Però mi hanno rovinato tutto. Ma come si permettono a rovinarmi tutto? Ah, certo, inoltre cado pure, grazie per il trattamento. Ma sapete cosa? Mandate a quel paese voi e la vostra varietà. No, scherzavo. Cioè, no, non dico voi, dico i lupi, ovviamente. Cioè, nel senso, era una cosa ovvia e non dicevo assolutamente voi, anzi. A voi vi ringrazio e vi chiedo, nel caso, di scrivermi nei commenti se vi è piaciuto questo Minecraft varietà. E soprattutto di iscrivervi al canale se vi è piaciuto, di lasciare like se vi è piaciuto. E insomma, fate tante cose, perché poi siamo un nuovo canale, quindi deve chiaramente crescere, no? Questo, perché YouTube dopo si lecca i baffi, dice Dunis è bravo, e quindi lo spammiamo. Comunque, niente, noi ci vediamo al prossimo video. Video, caspita, E vabbè, insomma, fate tutte queste cose belle e arrivederci. Ciao. Ah! Pensavo che il lupo voleva la vendetta, invece no, è bravo. Al prossimo video, ciao ragazzi!